Pace bene e saluti a tutti, sempre in modo particolare ai malati. Quando Padre Pio è diventato sacerdote all'inizio del Novecento, era molto comune che si andasse in Cina come missionari. E tanti uomini, donne, suore, hanno speso la vita per le missioni. Padre Pio forse ci sarebbe anche voluto andare. Nei suoi scritti si legge qualcosa di simile, nelle lettere. Ma la sua salute non glielo permetteva. Sappiamo tutti bene come egli abbia sopportato e in certo qual modo sia stato esentato dal servizio militare perché è molto fragile, molto debole. Fra l'altro, a quei tempi, mangiare e saziarsi era un lusso. E se voi notate, sull'architrave della porta che va al refettorio, dove Padre Pio a San Giovanni Rotondo consumava i suoi pasti, diciamo consumava i suoi pasti, ma i testimoni hanno sempre detto che mangiava pochissimo. Sull'architrave è scritto «Si non satis, memento paupertatis», cioè se quello che mangi non è abbastanza, non ti sazia, si non satis, se non è abbastanza quello che c'è sul piatto, ricordati della povertà. Allora Padre Pio voleva essere missionario, sarebbe voluto partire, ma l'ubbidienza e la salute lo hanno trattenuto. Ma la sua missione è stata un'altra, ascoltare i peccatori. La sua missione è stata ore e ore di ascolto. Attenzione, sapete meglio di me che Padre Pio non faceva confessioni lunghe, ma erano troppi quelli che andavano da lui e la sua missione era essere testimone e trasmettitore della misericordia di Dio. Grazie Padre Pio per tutte le ore che hai passato nel confessionale a dire io ti assolvo dai tuoi peccati, perché la vera missione è essere liberati dalla schiavitù del peccato e un giorno da quella della morte nella risurrezione. Amen.